Questa che vedi è la prima batteria commestibile e ricaricabile, con componenti che troviamo in alimenti come le mandorle o le alghe del sushi. È stata sviluppata dal dottor Mario Caironi e dal suo gruppo dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Milano. Il Time l'ha inserita tra le migliori invenzioni del 2023. Io sono Lorenzo e con l'aiuto di Chiara vi spiegherò sinteticamente di che si tratta, dopodiché potremo ascoltare alcune delle sue applicazioni direttamente dal suo ideatore. Le batterie sono dispositivi che convertono l'energia chimica in energia elettrica, come fanno ad esempio le batterie al litio che stanno nei nostri smartphone, in cui abbiamo vari componenti come gli elettrodi, che sono l'anodo e il catodo, tra i quali scorrono in questo caso ioni di litio, e questo genera degli elettroni liberi che poi sono quelli che creano la corrente elettrica. Queste batterie però, se vengono ad esempio ingerite, risultano tossiche, e più in generale un grosso problema riguarda il loro smaltimento, l'impatto sull'ambiente. La stessa estrazione del litio comporta grandi consumi di acqua e produzione di CO2. Questa nuova batteria invece, come dicevo, ha componenti che derivano da prodotti alimentari. Un elettrodo, l'anodo, è costituito da riboflavina, la vitamina B2, che sta ad esempio nelle mandorle. L'altro elettrodo, il catodo, è costituito da quercetina contenuta ad esempio nei capperi. L'elettrolite è a base di acqua e viene utilizzato carbone attivo che si trova ad esempio nel cocco per aumentarne la conducibilità. Come separatore dei due elettrodi viene usata alga nori, quella del sushi, e come conduttore oro alimentare. Infine, per migliorare la conservazione, il tutto viene incapsulato in cera d'api. La batteria può fornire elettricità sufficiente per alimentare piccoli dispositivi come i LED a basso consumo ed è anche ricaricabile. Ecco quali altre applicazioni potrebbero avere queste batterie. L'abbiamo pensata per applicazioni sia esterne al corpo umano che per applicazioni all'interno. Verso l'esterno immaginiamo di utilizzarla per andare a alimentare per esempio reti di sensori, pensiamo all'agricoltura, che potrebbero essere su ampie superfici disperse nell'ambiente creando problemi ambientali se fossero alimentati ad esempio con batterie classiche. Allo stesso tempo possiamo andare ad alimentare sensori per il monitoraggio dello stato di conservazione del cibo, soprattutto per i deperibili, proprio perché l'elettronica che stiamo immaginando alimentata da questa batteria commestibile non andrà ad alterare o introdurre elementi tossici vicino al cibo. Per quanto riguarda le applicazioni all'interno del corpo umano, stiamo già sviluppando all'interno dei nostri laboratori delle Smart Pills, dove delle versioni miniaturizzate di questa batteria ricaricabile vanno ad alimentare anche in questo caso dei sensori che possono darci informazioni sullo stato della nostra salute.